Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi vorrei parlarvi di alcune maniere in cui potete donare i libri che avete in casa e che non vi piacciono oppure avete già letto e vorreste insomma andare via perché magari non vi interessa più tenerli nella libreria e così via. Si sa, siamo a Natale, quindi è anche bello donare in questo periodo dell'anno e quindi cercare di far felice qualcun altro che ha meno possibilità di noi. Vi dico insomma quello che io so e quello che io faccio e anzi fatemi sapere se conoscete altri modi perché mi interessa sempre conoscerli. Primo, la biblioteca. Potete donare i vostri libri, che siano tanti, che siano pochi, che siano nuovi o che siano vecchi, alla biblioteca del vostro paese. Nel mio caso mi sono informata per appunto donare alcuni titoli. La biblioteca del mio paese ha delle regole, quindi prende tutti i libri che vengono dati in dono, insomma, e quelli più nuovi o quelli che sanno essere richiesti dai loro utenti vengono effettivamente catalogati e messi a disposizione delle persone, mentre altri, perlomeno la mia biblioteca fa così, vengono semplicemente messi in regalo, vengono messi su uno scaffale dove chi viene a prendere alcuni libri alla biblioteca poi può prendere anche quelli e non deve riportarli, quindi può tenerseli. Niente, questo penso sia un metodo molto carino per permettere ad altre persone di leggere i vostri testi quando a voi non interessano più, e le biblioteche hanno sempre bisogno di tenersi aggiornate e di avere nuovi titoli a disposizione. 2. Donare alle scuole. Ebbene sì, che si tratti di scuole elementari, scuole medie, superiori o che si tratti dell'asilo, insomma, le scuole hanno sempre bisogno di libri, si sa, insomma, i professori e le maestre sono le prime persone che ci dicono: mi raccomando, dovete leggere, è importante. Io un anno, per esempio, ho donato alcuni libri da bambini, insomma, che avevo in negozio all'asilo vicino, insomma, dove vivevo. Quindi fate una selezione dei titoli che avete e per l'appunto, insomma, proponeteli alle varie scuole perché sicuramente saranno ben accetti. 3. Le associazioni che si prendono cura dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, insomma, che stanno arrivando in Italia. In questo caso vi posso dire che questi tipi di associazioni, dato che organizzano anche delle lezioni di italiano ai propri studenti, quindi a questi ragazzi che devono imparare la nostra lingua per potersi poi ambientare, possono insomma aver piacere di ricevere dizionari o addirittura anche libri per bambini scritti in italiano, perché all'inizio, appunto, quando imparano a leggere, questi ragazzi sicuramente hanno bisogno di qualcosa di molto semplice, oppure addirittura dei titoli di testo, dei libri di testo che voi avete magari appunto delle scuole superiori o delle medie e che potrebbero tornare utili anche a loro per esercitarsi con l'italiano. A me è capitato per esempio anche di donar loro alcuni libri in inglese che io magari non avevo più intenzione di tenere, perché per l'appunto molti di loro parlano bene l'inglese e magari se hanno voglia di svagarsi un po' hanno la possibilità di leggere in una lingua che conoscono e che possono leggere un po' più rapidamente, diciamo. Quindi anche questa potrebbe essere un'opzione per dare via qualche titolo che rimane nella vostra libreria a prendere polvere. Come per esempio, come ho detto, i dizionari. Quando abbiamo finito le scuole magari qualche dizionario non ci serve più, allora perché no? Lo potete donare anche se è vecchio di qualche anno, non importa, perché a loro tornerà sempre utile per imparare parole nuove. Vi nomino un'ultimissima opzione che avete per poter smaltire i vostri libri, anche se in realtà in questo caso non è una vera e propria donazione perché qualcosa indietro vi torna, e sto parlando del sito Bookmooch, credo si pronunci. Comunque è un sito all'interno del quale potete inserire i titoli che avete nella vostra libreria e che volete dare via e che poi scambierete con altri titoli che vi interessano messi a disposizione da altri utenti. Molte persone si sono trovate benissimo con questo sito perché permette loro di avere nuovi titoli, sbarazzarsi di quelli che non interessano più totalmente senza spendere soldi, quindi anche questo può essere un metodo per insomma liberare un po' la libreria. Bene ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere se conoscete altri metodi per donare libri oltre alla biblioteca, le scuole e le associazioni dei migranti, perché come ho detto sono sempre interessata a questo genere di cose. Noi ci vediamo domani con un altro video, ciao!